Ben ritrovati farabutti, sono Major Threat 00 e ho deciso di tornare in pompa magna da morto vivente, perché è un cimitero il mio canale, quindi non c'è definizione più azzeccata, con un gruppo solare, un gruppo veramente vivo per iniziare l'anno nuovo, ottimista al massimo. E cioè i Rape Man, il progetto di intermezzo di Steve Albini. Ho deciso di parlare dei Rape Man così, anche perché prima non avevo mai parlato, e poi perché, galvanizzato dalla notizia che gli UZ, nostra gloria nazionale, stanno registrando un nuovo disco con Steve Albini a Verona, mi andava veramente di parlarne, per quelli che magari lo conoscono meno, magari lo sottovalutano un po', considerandolo un casinaro. Steve Albini, a mio avviso, analogamente ad altri autori poco considerati, perché privi, completamente privi di meriti artistici, più per loro etica in realtà che non per riconoscimento da parte della critica, è uno di quei chitarristi originalissimi che ha riuscito a plasmare, a coniare un proprio stile e a fare una musica che ha subito tentativi di imitazione, neanche poi così tanti, ma che è rimasta peculiare. Cioè la musica di Steve Albini la può fare solo Steve Albini, che rimane dentro il canone del rock, ma disfacendolo, destrutturandolo nella maniera più violenta e brada possibile, ma anche compiendo una sottile operazione intellettuale. I Rape Man li posso introdurre dicendovi che nascono dalle ceneri dei leggendari Big Black, che il gruppo che ha formato Steve Albini alla voce e chitarra, con Santiago Durango alla seconda chitarra, Dave Riley al basso e una drum machine Roland al posto della batteria. Dopo Songs About Fucking, Steve Albini decide di creare un power trio con una batteria e di, diciamo, forse non consciamente, però intellettualizzare il sound dei Big Black, perché i due dischi, sostanzialmente Partoretti di Rape Man, nonostante abbia intitolato il video Chunas and a Pack Mule, l'unico LP di Rape Man, parlerò anche di Bad, l'EP che hanno pubblicato sempre nel 1988, ma un po' prima del loro full, perché il discorso è il medesimo. Steve Albini decide, con la pubblicazione di Chunas and a Pack Mule e Bad, di portare appunto alle massime, alle estreme conseguenze, quanto aveva fatto fino a quel momento. Se già la musica di Big Black era un treno in corsa, era devastazione pura e totale, e nonostante fosse pregna di foga punk, era veramente una musica dell'anima, i Rape Man per l'appunto sono il compimento, ecco, di queste della violenza, forse anche un po' imberbe sotto diversi aspetti, dei Big Black, robotici al massimo, veramente figli dei Chrome, dei Killing Joke, più che dell'hardcore puro statunitense. E con il capolavoro totale degli anni 80, Two Nuns e a Pack Mule, i Rape Man creano forse il disco più ostico e ostile della storia della musica in ambito rock, hardcore, garage rock. Perché nulla è creato in questo album per essere ammiccante verso l'ascoltatore. Qualunque canzone, Stick and Black Onions a Kim Gordon's Panties ad esempio, che è una marcatissima presa per il culo nei confronti di Sonic Youth, che Steve Albini considerava rei di essersi venduti a fine anni 80, ed è anche, e questa canzone riflette questo suo astio verso un gruppo che lui stimava maledettamente e che invece secondo lui si era macchiato pesantemente con gli album Dirty e Goo e col contratto con la Geffen di essersi appunto venduti, aver annacquato la loro formula. Ma cos'è che salta di più all'orecchio nell'album? Le ritmiche, cioè le canzoni non sono fatte per essere vendute, le canzoni non sono fatte per essere ascoltate da un orecchio normale abituato a una musica, come dire, accomodante ma anche violenta. Cioè io credo che sia un disco che faccia fatica a ascoltare anche un ascoltatore abituale di metal o di death metal, nel senso che lo troverebbe veramente veramente fastidioso, perché è antitutto, non è assolutamente melodico per chi ama la melodia, non è groovizzato per chi ama magari anche un certo tipo di metal pesante, ma groovizzato non è per niente. Ogni 5 secondi c'è una variazione, la chitarra di Steve Albini è quanto di più fastidioso e più simile a una grattata di unghie su una lavagna ci possa essere. I testi sono violenti, volgari, razzisti, omofobi, parlano di stupri, parlano di scopati in cucina, parlano di violenze, parlano di nazismo, di sodomiti, di pedofili, di male di vivere, di malessere, di tossici infetti.
niente in questo disco è fatto per piacere, ed è tutta un'operazione voluta da Albini, che non è assolutamente un tossico, non è assolutamente un nazista, non è assolutamente un omofobo, non è assolutamente un misogino. Il disco di Rape, Man, Chunance e Pac Mule, a mio avviso, è il capolavoro della carriera di Albini, ancora meglio di quasi di Atomizer dei Big Black e di Election Park degli Shellac, proprio perché qua Steve Albini è al massimo dell'incazzatura. La musica in questo album riflette lo schifo che Albini aveva verso il music business, verso le etichette discografiche, come avevano distrutto, rovinato la musica, come avevano trattato fino a quel momento gli artisti che volevano semplicemente carta bianca per poter esprimere se stessi al massimo delle loro possibilità, cosa che non richiede assolutamente soldi a palla di fuoco, anzi, cioè, tanti artisti avevano bisogno anzi di essere asciugati, di asciugare, di tirare via, e tutto questo remare contro gli artisti delle case discografiche è qualche cosa che ad Albini aveva ormai rovinato veramente la pazienza, l'aveva logorata al limite, tanto che da fine anni 80 in poi inizia a diventare un produttore per conto suo, inizia a produrre dischi secondo l'etica dei musicisti, ma una politica di produzione che ha fatto propria. E Chunance and Peck Mule è questo, è un qualcosa che non deve mancare assolutamente nella collezione, o comunque negli ascolti, anche in formato digitale, quello che vi pare, di un ascoltatore, perché è inedito, è completamente inedito, un disco di puro noise rock, purissimo, urlato più che cantato, e suonato con la foga appunto di uno stupro, anche perché il nome Rape Man, che per l'appunto vuol dire stupratore, è stato preso dal nome da un manga giapponese, vuole dire stupratore alla base, ma è stato preso da un manga giapponese dove c'era appunto questo tipo con la maschera che era un po' questo Rape Man, che si ergeva raddrizzatore di torti stuprando sostanzialmente, una cosa, un manga allucinante che non ha senso descrivere qua, ma invece ha senso parlare appunto della dissacrazione che il Power Trio opera. Perché i Rape Man poi sono composti un po' bastardi, nel senso che sono come Steve Albini del Michigan, c'era David Sims strappato dagli Scratch Acid, che erano addirittura d'arrivo texani, Ray Washam, il batterista fresco dai Big Boys, sempre texani, quindi fondamentalmente sono un gruppo texano, non del Michigan, però insomma. Tant'è, hanno suonato poco, sono stati in giro un paio d'anni, leggendari gli show per quelli che li raccontano, che li hanno visti, si trova anche poco su YouTube, un paio di video di 10 minuti fatti anche maluccio, ma chi non l'ha ascoltato non se lo perda e si faccia distruggere le meningi dal capolavoro totale della carriera di Steve Albini, uno dei dischi più fastidiosi e interessanti, belli e calorosi della storia della musica. Il gruppo che avrei sempre voluto formare. E noi ci vediamo al prossimo giro. Arrivederci, farabutti.